cucina con Ottavio, che oggi debutta appunto nella cucina di Buon Pomeriggio. Nel frattempo mi ha raggiunta la nostra Roberta. Buongiorno. Oggi facciamo un risotto al bacio, vero? Come lo facciamo? Sarà? È un risotto con acqua di cottura delle cime di rape, quindi andiamo a ricavare l'acqua dalle foglie. Poi le cime le utilizzeremo per dare la parte croccante, verrà il tutto condito con pomodori infornati, burrata e olive fritte. Io ho già la salivazione a mille, cioè non riesco neanche a parlare. Hai capito. Poi le cime di rape. No, ma poi lui è di Gioia del Colle, ha portato la burrata di Gioia del Colle. Vedi. Con tanto piacere. Ma certo, e tanto amore, noi tra l'altro, noi assaggeremo con tanto amore. Pagina grafica dalla regia, forza, ci segniamo tutti gli ingredienti che ci occorrono, carta e penna da casa. Allora, che cosa ci occorre per questo risotto alle cime di rape con pomodorini, olive e burrata? 320 g di riso carnaroli, una cipolla bianca e poi 1,5 litri di brodo vegetale, 1 chilo di cime di rapa pulite, 100 g di pomodorini regina, 2 filetti di alici, poi collatura di alici quanto basta, sale quanto basta, pepe quanto basta e olio extravergine d'oliva quanto basta, 80 g di parmigiano reggiano e 100 g di burrata di Gioia del Colle. Da dove iniziamo, Ottavio? Allora, iniziamo dal brodo vegetale che abbiamo messo in cottura, quindi ci servirà per la cottura del risotto a immersione. Ma il brodo vegetale è fatto con? Con carote, sedano, qualche zucchina. Cipolla? E poi ho messo la sponsale, che è un'altra primizia. Quello è, di praticamente, autunno, questa sarebbe... è? Vedere. Sì. Sì. È tipo un porro? È una cipolla lunga? Il cui odore è praticamente sprigionato per tutto il nostro studio. Vero, vero. Perfetto. Buonissima. Sarà la base del nostro risotto, sì. Pertanto avvieremo una base con olio extravergine di oliva, aglio in camicia, perché l'aglio... In camicia, diciamo, è quello con la buccia? Certo. La buccia, sì. Ok. Perfetto, questo qui per essere... Sì, precisi. Sì, sì. Quindi avviamo questo fondo e aggiungiamo... lo sponsale tritato, quindi la nostra base avremo questa primizia. Che praticamente è tutto un trito. Somiglia un trito, al porro, sì. Lo sponsale? Sì, sì, esatto. È più fresco, okay. È un po' più sottile, po' più sì, si trova in un breve periodo dell'anno. Okay. È un Ottavio, prodotto... tu hai utilizzato il riso carnaroli, così come ho detto quando ho elencato gli ingredienti, perché proprio questo tipo di riso, questa qualità di riso? Allora, la qualità del riso è soprattutto... l'ho scelta perché ha delle caratteristiche interessanti, poi è ricca di amido, mi aiuta a dare più cremosità. Alla base, diciamo, del risotto. Quindi preferisco questo anche per la forma, che è leggermente allungata. Ok. E quindi... Quindi forma, cremosità, quindi consistenza finale, perché dobbiamo ricordare che queste cime di rapa sono... Spero che siano sponsor, perché sennò lo conosco lui. Sì, sì. È buonissimo questo riso, questa qualità soprattutto, sì. Perfetta anche per i risotti. Dicevamo che le cime di rapa verranno messe sotto forma di crema, cioè verranno crema, tutte sì. Poi frullate, vero Ottavio? Perché io mi sono informata nel frattempo. In effetti, adesso noi adagiamo le foglie. Sì. Sono le foglie più tenere, uh-huh. E vanno sbollentate in acqua e successivamente raffreddate in acqua e ghiaccio. Vieni. Allora, come va? Sono con chef? Ottavio. Ti presento Ottavio Uccio De Santis, facciamo le presentazioni ufficiali. Enrico Ottavio. Ottavio, direttamente da Gioia del Colle, che oggi ha debuttato nella nostra cucina e stiamo preparando il risotto con le cime di rape. Benissimo. Che cosa abbiamo fatto fino ad ora? Allora, adesso i primi passaggi sono stati dal brodo vegetale. Sì. Poi la tostatura del riso con lo sponsale, l'aglio e l'aggiunta di alici. Successivamente aggiungiamo le cime. Piano, che ci serve la cucina ancora per un sacco di puntate. Sei matto, sei normale. È in diretta, metto un po' di vista. Un po' matto. Lo tagliamo. Quindi abbiamo tostato il riso con gli sponsali. Sali. L'aglio, sì? E le alici. Questo è l'odore che sentivi. Sponsali. Hai capito? Che sono gli sponsali? È la cipolla, quella cipolla, lunga, quella. Ma questa si chiama che si mette nel calzone. Sì, sì. Serve questo, non penso, di solito non serve, no? Serve la portata da Gioia del Colle. È la parte più importante. Allora, come procediamo adesso? Procediamo con l'aggiunta delle cime, quindi la fluorescenza delle cime di rape. Le famose cimette che sono un po' il cuore della rapa.
che determinano anche nel piatto una nota molto importante, che è la parte della croccantezza. Ma sto mangiando la burrata, non ti posso lasciare un minuto, ma che stai facendo? Ci serve sto per seguendo. Fare la crema. Sto seguendo. Ma che serve la burrata con il risotto? Un disastro. Allora, la nota della burrata. No, sono abituato da Stefano. Andiamo avanti. Che allora, cosa stai mettendo? Adesso abbiamo messo le un po' di vernice cime. Verde per abbiamo messo le cime. Le cime, la parte croccante. Poi aggiungiamo la crema ottenuta dalle foglie precedentemente sbollentate e raffreddate in acqua e ghiaccio. Ottavio, un po' di entusiasmo. Quindi abbiamo sembra la cena del 2 novembre. Allora, poi mettiamo questo. Guarda così. Come poi diventa verde questo risotto. La parte cremosa, quindi la parte ottenuta dalle foglie. E si gira. Continuiamo per quanto tempo dobbiamo girare? Un quarto d'ora, 23 minuti. Tu lo siamo giri il risotto? Oppure lo salti? Non sempre. Allora, ogni 2-3 minuti gli diamo qualche giro, perché poi se giriamo troppo, caccia troppo amido e si crea una cremina troppo in eccesso. Stavo dicendo io, sto fatto, okay. Così. Acceleriamo con la cottura. Vedo lì le famose nolche. Le olive nolche. Le olive nolche. Ma quelle fritte sono? Sono le olive fritte che hanno una nota leggermente amara. Sì, una è buonissima. Senti, queste poi dove le metterai? Allora, con queste abbiamo... devi avere il coraggio di assaggiare. Aspetta, l'olio, non le mi abbiamo posso macchiare. Denocciolate e abbiamo ottenuto un patè. Un patè. Ah, perfetto. Quindi tu quindi fai un patè il patè di in casa. Perfetto. Non lo compri già fatto. Assolutamente, siamo contrari. Le conserve di solito che fanno parte del... Dai, mangia! Che stai dicendo, mangia, non ti preoccupare. Parlo io, quindi abbiamo fatto il patè, abbiamo messo nel risotto che viene girato per un paio di giorni. Devi sempre girare per buonissima, un paio di giorni. Buonissima. Molte volte si fa il martedì, così il giovedì si sta tutti a pranzo. Bene, il risotto ci siamo. Il risotto ci siamo. Quanti minuti abbiamo? Allora, abbiamo ancora 2 minuti, credo. Neanche, 1 e mezzo. Aggiungiamo la collatura di alici. Sì, quello ci vuole. Perché è la parte che dà sapidità al piatto. Infatti, l'aveva chiesto lei a che serve. L'aggiunta del lattiginoso, che sarebbe poi il gusto della burrata, sposa perfettamente col salmastro. Quindi c'è questo equilibrio e bilanciamento da questi due ingredienti. No, io non lo sapevo, tu lo sapevi? È l'ABC proprio del metro. Allora, però. Andiamo, dopo si mette. La burattina si mette sopra, impiattiamo. Signori, attenzione, s'il vous plaît. Si impiatta. Musica. Perfetto. Voilà. Oh, che meraviglia, che momento questo. Sì, è il risotto, con le cime. Io mi sono accorta adesso perché stavo di là. Si bussa sopra. Ma è buonissimo. Poi aggiungiamo il patè di olive, quindi fatto creiamo una piccola quenelle. Beh, ma che sciccheria. La quenelle. Secondo me dovrebbe fare lo chef, sto ragazzo. A tempo perso. Guarda. Quante se ne mettono di quenelle? Tre. Abbiamo poco tre tempo, perché è il numero perfetto, perché... La burattina, vai. E poi va bene con tutta poi quella quantità di riso. Successivamente alterniamo il pomodoro infornato che abbiamo condito con sale, pepe e olio e leggermente appassito. Questo è il pomodoro regina, quindi... Quanto tempo hai tenuto in forno questi pomodori? 8 minuti, 180 gradi. Benissimo. Andiamo a mettere la parte del pomodoro e concludiamo poi con l'aggiunta di burrata. Poi mi inviti a casa e me lo prepari al centro, questo risotto. Che va a richiamare meraviglia. Anche un po' i colori dell'Italia. Concludiamo con un filo di olio extravergine di oliva. E poi quando si degusta si mescola tutto? Sì. Uno si può mescolare tutti altrimenti questi ingredienti. Sì, degustarlo pian piano, diciamo, assaggiando e abbinando. E lo facciamo adesso, lo assaggiamo adesso tutti insieme. Allora, prendiamo le posate, quello col cucchiaio, poi parliamo. No, anche io. Bellissimo, Ottavio, sei stato fantastico. Bravo, poi dopo naturalmente faremo l'altro piatto insieme. Com'è, vediamo Uccio che cosa dice. Vai. Beh, io adesso, ecco, assaggiate voi. Com'è? Mamma mia. Com'è? Signori, 10 lode. Complimenti Ottavio. Ottavio. Prima abbiamo fatto questo risotto che ha riscosso un grandissimo successo. Risotto alle cime di rape è finito. L'abbiamo mangiato, soprattutto Uccio. L'ha finito. Amante e adesso ci facciamo la seconda ricetta. Quale sarà? Benissimo. Allora, la seconda ricetta è un'ispirazione da un dolce che... ricorda un po' l'infanzia, ricorda un periodo di festività, quindi
diciamo, ecco, siamo nelle prossimità di Natale, sì, pertanto sì, sì. Mi sono un po' ispirato alla cartellata, quindi ho realizzato una cartellata fatta con farina di farro, salata, dove andiamo a giocare con degli ingredienti sempre di stagione, tra cui c'è il cardoncello della Murgia, altro prodotto che ci rappresenta. Rappresenta la ricotta, la nostra terra. Sì, la ricotta, che buono, buon profumo. Sempre un prodotto locale della mia città. E poi abbiamo pomodoro appassito e gambero rosso di Gallipoli, condito con una scorzetta di limone. E infine a chiudere mettiamo un'insalatina leggermente acida, che si chiama la portulaca, che è tipica della nostra Murgia. E devo dire che è stato bravo Ottavio, perché è riuscito a prendere un po' i pezzi forti di ogni singolo angolo appunto della nostra Puglia, e adesso naturalmente li metteremo insieme e creeremo questo piatto. Ingredienti, carta e penna, ci segniamo le dosi per preparare questa cartellata di farina di farro. 180 g di farina 00, 70 g di farina di farro, 30 ml di olio extravergine d'oliva, 20 g di lievito, 125 ml d'acqua, 15 g di sale fino, poi 150 g di ricotta del giorno prima, adesso ci spieghi perché del giorno prima, 100 g di funghi cardoncelli, sale e pepe quanto basta, e poi questa insalata che si chiama portulaca per decorare il piatto. Perfetto. Da dove partiamo, Ottavio? Partiamo dall'impasto. Abbiamo miscelato tutti gli ingredienti ottenendo un impasto abbastanza sodo, omogeneo, e poi lo tiriamo alla macchina. Pertanto io ho già avviato un pezzo di pasta. Vediamo. Faccio vedere un po' come si fa la cartellata. Questo è un ricordo veramente indelebile. Lo faceva tua nonna? Lo faceva mia mamma. Ah, tua mamma. La trovo sempre lì, tuttora. Non le fa mai mancare nel mio ristorante. E, quindi quando vado a trovarla, tutt'oggi? Sì. Per lei è un rito. E di lì mi sono un po' ispirato. Quindi adesso stendiamo la pasta, la stendiamo sottile. Quindi deve essere molto sottile. Un po' di farina per mantenerla, per non farla inumidire molto, altrimenti si attaccherebbe al rullo. Poi passiamola in questo modo qui. Che meraviglia. Sai che stavo pensando, di solito noi le cartellate le mangiamo dolci col vincotto a Natale, però questa volta assaggiare una cartellata con la farina di farro, come si lavora appunto la farina di farro, adesso ce lo spieghi, sicuramente deve essere un'esperienza unica. Il farro poi viene addizionata alla farina 00 in una piccola percentuale. È lavorata dalla caratterizza l'impasto di queste note molto molto rustiche perché è molto grezza e quindi rilascia il sapore intenso, e nella masticazione andiamo a trovare anche dei pezzettini. Quindi vanno grezza. Praticamente unite le due farine, sì, per far sì che farine. Il sapore sia comunque rustico ma leggero allo stesso tempo. Perfetto. Una via di mezzo, e questo è un po' il concetto. Il concetto è questo. Okay. Adesso ho iniziato a chiudere la cartellata. Perfetto. Allora si tirano, avvicinano le estremità della pasta e poi si stringono creando delle incavature. Delle tasche. Tirando dei pizzicotti, poi la avvolgiamo su se stessa, mantenendo sempre la forma circolare e mantenendo a alto sempre le parti ricce che abbiamo dato con il nostro tagliapasta. Che bello, io quindi non avevo mai visto una cartellata in work in progress, cioè fatta proprio all'istante, perché di solito le mangio così come tutti quanti, però vedere come si realizza è sicuramente... C'è il cuore. Il pizzico di amore, c'è che diciamo sempre d'amore, che deve esserci. Sempre. Qui poi c'è tutto un collegamento. Abbiamo anche la ricotta a forma di cuore. Che meraviglia, che bella. Sarà... Senti, ma la ricotta del giorno prima, ho letto tra gli ingredienti. Sì. Che cosa vuol dire? Perché del giorno prima e non della giornata? Ho bisogno di una ricotta un po' più dura, con poco contenuto di siero, pertanto lasciandola in frigorifero, distaccato ovviamente da una base, mi fa precipitare il siero in eccesso, pertanto si asciuga e diventa più soda. Okay. Poi viene leggermente condita con un po' di pepe, poi mettiamo un pizzico di sale per dare
Non è che poi è troppo salata, aggiungendo quel sale, no. Anche perché la ricotta è dolce, quindi va leggermente insaporita. Quindi in una coppa ci facciamo questo condimento molto leggero, ricotta del giorno prima, mi raccomando. Ma questo come possiamo connotarlo, questo piatto? È un antipasto, un secondo, può essere un ottimo finger, un entrée? È un antipasto, io l'ho creato come antipasto, però potrebbe essere anche in versione estiva un secondo, un piatto freddo. Sì. Allora, nel frattempo avvio i cardoncelli che vanno ripassati in padella, quindi leggermente arrosticciati, sì, con uno spicchio di aglio in camicia, sempre il nostro olio extravergine di oliva. Benissimo. E questi poi vanno tagliati naturalmente, sì, o li metti tutti interi? Li tagliamo. Li tagliamo. Vediamo come taglia Ottavio i cardoncelli, così capiamo se come lo facciamo noi a casa va bene. L'ha tagliato a spicchi in questo modo. Ok. Perfetto. Benissimo, quindi lo facciamo anche noi, quindi non sbagliamo. Il taglio è Quanti questo. Quanti ne tagli di cardoncelli? Mettiamo 4 per porzione, quindi mezzo cardoncello, ovviamente di una misura intorno ai 40-50 grammi. Lo tagliamo, poi lo adagiamo in padella, lo facciamo andare pian piano. Quanto lo facciamo rosolare? Ma 2 minuti e 2 minuti, a me piace lasciarlo anche un po' sodo, carnoso, rilascia più, ecco, lascia più il segno. E adesso andiamo a vedere come concludere questa nostra cartellata. Questa è la ricotta che abbiamo insaporito precedentemente, la mettiamo in una sacca poche da pasticceria. Poi abbiamo pulito i gamberi di Gallipoli. Ovviamente questo si riconosce che di Gallipoli perché la parte del corallo, vediamo, quindi in questo caso, ecco, è viola. Quindi questa parte centrale? La parte centrale che va verso la testa. In questo caso lo vediamo con tutto il carapace. Ok. E la testa è leggermente viola. Sì. Va bene. Questo e lì capiamo che è di Gallipoli. Di Gallipoli, perfetto. E poi, anche che è fresco. Che è fresco, fresco. Lo vediamo anche dall'aspetto, non solo, ma anche dalla parte della polpa. Sì. Alcune volte per quanto sono freschi non si staccano dal carapace. Addirittura. Quindi vanno abbattuti per sicurezza, anche per una questione di batteri, e poi mangiati il giorno dopo. Allora, quindi impiattiamo. Condiamo il nostro gambero. Vanno conditi prima, vanno conditi leggermente. Vedo che tu sei molto ordinato in cucina. Fai tutto nelle coppette in modo tale che poi innanzitutto c'è tutto pulizia, concentrato, tutto pizzico concentrato. Di pepe. Poi andiamo con una piccola un pizzico di scorzetta di limone, sì, che l'aroma del limone, degli agrumi, ecco, in questo caso sprigiona il limonene. Il limonene? Il limonene, che sarebbe il gusto che rilascia la buccia degli agrumi. Allora abbiamo messo la ricotta nel sac à poche. La ricotta nel sac à poche, questo è il piatto. Sì. Quindi impiattiamo, forza. La cartellata. Così ci godiamo tutte le fasi. Fritta. La cartellata è fritta. In olio extravergine, olio di semi. Olio di semi. Di arachidi. Perché? Per il punto di fumo. E poi perché è più nutriente. Sì. Ecco. Poi andiamo. L'olio di oliva va bene, però ovviamente ha un sapore molto forte. Pertanto diventerebbe troppo aggressivo. Sì. La cartellata ha bisogno di una frittura molto delicata. Certo. Deve conservare tutti gli aromi. Poi, altrimenti poi anche pesante, non si digerisce bene, dici. Certo. Adagiamo i cardoncelli in questo modo qui. Io cerco di leggerti nel pensiero, di interpretare un po' i pensieri questo di voi chef. Questo è il cardoncello scottato. Quindi un fiocchetto, cioè un pezzettino di cardoncello per ogni fiocchetto di ricotta. Per ogni fiocchetto di ricotta. Poi andiamo a creare il contrasto di colore. I pomodorini, quelli li hai passati in forno o sono crudi? Sono pomodori infornati, sempre la varietà del pomodoro a filo. E quella qualità è speciale? Regina, sì. E la regina, qual è la caratteristica che detiene? È che questi pomodori vengono coltivati nelle vicinanze del mare e pertanto hanno un sapore più intenso, più forte, più sapido. Pertanto vengono poi irrigati con delle acque ricche di cloruro e quindi rilasciano un sapore unico. Ovviamente è un ricordo
dalle nostre, dei nostri nonni, più dell'infanzia dei nostri nonni, che per mangiare una bruschetta in inverno. Va bene. Allora, mentre tu completi il piatto, io faccio entrare tutte le nostre ospiti. Tocco finale, un filo d'olio a crudo. Io di solito le cartellate, infatti, le ho sempre mangiate dolci, ma in questo caso è una versione... Rincotto miele anche. Sì, molto buono. Allora, Ottavio, quando torni con noi... Prossimo invito. Ah sì? Sei ufficialmente reinvitato. Assolutamente. Assaggiate che poi vediamo. Allora, come si fa? Come si fa? Si fa bene? Si fa così. Si scartella tutti. Sì, la prima. Io assaggio il gamberetto invece, scusate. Io assaggio la carciuma. Com'è? Friabile? È buono? C'è il croccante, c'è tutto. C'è il dolce, buonissimo. Buonissima, buonissima. Roby, com'è? Fantastico. Buonissima, Daniela dice. Vai, l'ha assaggiata, mentre assaggia Daniela, noi ringraziamo Ottavio per essere stato con noi. Bravo Ottavio. Perché dobbiamo questi guardi ci hanno sempre. Bravo Ottavio. Favoloso. Puoi rivedere e condividere questo programma da smartphone, tablet e PC su www.normaonline.it.